chiara la volontà delle persone di voler avere un po' di chiarezza rispetto a responsabilità eventualmente politiche che reiterate che hanno poi portato a una strage pandemica in Italia, soprattutto in questa zona. Siamo riusciti a creare involontariamente quello di cui le persone avevano bisogno in quel momento e cercano di replicare lo stesso format che noi denunceremo nei loro stati. Tutto è sempre volto come dare alla magistratura più informazioni possibili riguardo all'indagine sulla quale sta già operando, quindi diciamo siamo un supporto per la magistratura. Oggi poi invieremo anche una lettera alla Presidentessa della Commissione Europea e al Presidente della Corte Europea per i diritti dell'uomo, nella quale chiederemo loro formalmente, come comitato, di vigilare, di supervisionare l'indagine attualmente in corso nella Procura di Venezia.